Finiscono le feste, arriva una spruzzata di neve. La provincia di Arezzo si è risvegliata leggermente imbiancata nel giorno dell'Epifania. Una neve mista d'acqua nei pressi della città, più decisa salendo in quota. Forti nevicate si sono registrate in Casentino e in Valtiberina, compreso il tratto aretino dell'A45, dove si sono registrati alcuni disagi. Numerose le telefonate a polizia, carabinieri e vigili del fuoco, specie nelle zone montane interessate dalle nevicate più abbondanti. Non sono comunque stati segnalati particolari problemi. La Polstrada consiglia l'uso di catene a bordo, pneumatici da neve. Si tratta di una perturbazione comunque molto rapida, visto che già dalla giornata di giovedì le temperature sono in aumento. Il maltempo ha messo i bastoni tra le ruote anche ad alcune delle befane previste in provincia. Quella a cavallo del centro ippico Comoteri passerà domenica prossima, annullata quella che tradizionalmente scende in elicottero in Valdichiana. E nei social network molti aretini si sono dilettati nel postare le loro fotografie dedicate a questa spruzzata di neve, come quelle apparse nel gruppo 6 di Arezzo Secco.